Allora, ora sì, cominciamo dunque la lettura del canto 12. Era lo loco, va a scender la riva, venimmo al pestro e per quel che verranno, tal con i vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fianco di Guada Trento, l'adice percosse, o per tremoto verso sostegno manco, che da cima del monte onde si mosse al piano e sì la roccia discoscesa, che alcuna via darebbe a chi su fosse, cotal di quel burrapera l'ascesa, in sulla punta della rocca latta, infamia di che era distesa, che fu concetta nella falsa vacca, e quando vide noi, se stesso mosse, siccome poi cui l'ira dentro fiacca. Lo savio mio per lui gridò, forse tu credi che qui sia il duca d'Atene, che su nel mondo la morte ti porse? Partiti bestie, che questi non ve ne ammaestrato dalla tua sorella, ma vassi per veder le vostre pene. Qual è quel toro che si slaccia in quella che ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella, vidi io lo minotauro far cotale, e quello accorto gridò corri al varco, mentre che in furia è buon che tutti cale. Così prendemmo via giù per lo scarco di quelle pietre che spesso movienzi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Io già pensando che disse, tu pensi forse a questa ruina che è guardata da quell'ira bestial che ora spensi? Or vo che sappi che l'altra fiata che discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata? Ma certo poco pria se ben discerno che venisse colui che la gran preda levò a dite del cerchio superno, da tutte parti l'alta valle feda tremò sì, chi pensai che l'universo sentisse amor, per lo quale chi creda, più volte il mondo in caos converso. In quel punto questa vecchia roccia qui altuva tal fece riverso. Ma ficca gli occhi a valle, che s'approccia la riviera del sangue in la qual volle, qualche per violenza in altui noccia. O cieca pomeriggia, o ira folle, che sì ci sproni nella vita corta e nell'eterna poi si immalci in molle. Io vidi un'ampia fossa in arco torta, come quella che tutto il piano abbraccia, secondo chi avea detto la mia scorta. E tra il piede della ripe d'esse in traccia corrien centauri armati di saette, come solien nel mondo andare a caccia. Veggendoci calar ciascun ristette, e della schiera tre si dipartiro con archi a spicciole prime elette. E l'un gridò da lungi, a qual martiro venite voi che scendete la costa? Dite il costinci, se non l'arco tiro. Lo mio maestro disse, la risposta faremmo noi a Chironco sta di presso, mal fu la voglia tua sempre sì tosta. Poi mi tentò e disse, quelli è Nesso, che morì per la bella Deianira, e fe di sé la vendetta egli stesso. E quel di mezzo che al petto si mira, è il gran Chiron, il qual nodrì Achille, quell'altro è Folo, che fu sempre d'ira. D'intorno al fosso vanno a mille mille, saetando qual anima si sveglia del sangue più che sua colpa sortille. Noi ci appressammo a quelle fieri snelle, Chiron prese un ostrale con la cocca, fece la barba indietro alle mascelle. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, disse ai compagni, siete voi accorti che quel di retro muove ciò che tocca? Così non sogliono farli piedi morti. E il mio buon duca, che già gli era al petto dove le due nature son consorti, rispose bene vivo, e si soletto mostrargli mi conviene la valle buia, necessità il ci induce e non diletto. Tal si partì da cantare alleluia che mi commise questo ufficio nuovo, non è ladron né io anima furia. Ma per quella virtù per cui io muovo li passi miei per sì selvaggia strada, danne un dei tuoi a cui noi siamo a provo, e che ne mostri là dove si guada, e che porti costui in sulla groppa, che non è spirito che per l'aere vada.
Chiron si volse sulla destra poppa e disse ad esso: torna e si li guida e fa scansar s'altra schiera vintoppa. Or ci movemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio, dove i bolliti facevano alte stride. Io vidi gente sotto in fino al ciglio, e il gran centauro disse: e son tiranni, che dier nel sangue e nella verde piglio. Quivi si piango gli spietati danni, quivi è Alessandra di Dionisio Fero, che fece Cilia aver dolorosi anni. E quella fronte che al pel così nero è Azzolino, e quell'altro che è biondo è Opizzo d'Aesti, il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo. Allora mi volse al poeta e quei disse: questi ti si orprime e io secondo. Poco più oltre il centauro s'affisse sovona gente che infino alla gola parea che quel bulicca uscisse. Mostròci un'ombra dall'un canto sola, dicendo: colui fessi in grembo a Dio, e o cor che in su tamisi ancor si cola. Poi vidi gente che di fuor del rio tenea la testa e ancor tutto il casso, e di costoro assai riconobbi io. Così a più si facea basso quel sangue, sì che cocea pur li piedi, e quindi fu del fosso il nostro passo. Siccome tu da questa parte vedi lo bulicame che sempre si scema, disse il centauro, voglio che tu credi che da quest'altra più a più giù prema lo fondo suo, infin che il si raggiunge, ove la tirannia convien che gema. La divina giustizia di qua punge quell'Attila che fu flagello in terra, e Pirro e Sesto, e in eterno munge le lagrime che col dolor di serra Ariner da Corneto, Ariner pazzo, che fecero alle strade tanta guerra. Poi si rivolse e ripassossi il guanzo. Allora, probabilmente ricorderete che la settimana scorsa abbiamo letto un canto di pausa didascalica in cui Dante e Virgilio non erano andati avanti giù nell'inferno, ma si erano soffermati affinché Dante abituasse il senso al fetore che proviene dal basso inferno, e quindi Virgilio aveva approfittato della pausa per spiegare a Dante la disposizione dei peccati dell'inferno. Quindi il Dante scrittore, dopo questa pausa narrativa da cui veniamo, riprende con un canto veramente molto dinamico, veramente movimentato. E quindi Dante e Virgilio arrivano, come si dice all'inizio del canto, a un luogo alpestro, quindi un luogo dove una frana, una scoscesa, gli ricorda scusate perché qualcuno mi sta scrivendo. Io guarderò tutti i vostri interventi sulla chat quando faremo la pausa, va bene? Così posso rispondere con calma e non interrompo la lettura. Grazie. Allora, il luogo dove arrivammo per scendere la riva, quindi per scendere nel settimo cerchio, vi ricordate Dante e Virgilio sono ancora nel sesto cerchio, quello degli eresiarchi, era alpestro e quindi montuoso, franoso, come adesso vedremo attraverso un'analogia che farà Dante tra il verso quarto e nono, e per quel che veranco, cioè per quello che c'era lì anche, Dante finora non definisce quello che vide lì, lo dirà più avanti. Era tal che ogni vista ne sarebbe schiva, cioè era una visione che inviterebbe a scostare lo sguardo, quindi evitare. Quindi il Dante scrittore ci prepara a un incontro con un essere che fa particolarmente paura o ribrezzo, e che addirittura il poeta non osa nominare finché non sarà sconfitto, come vedremo tra diverse terzine.
E qui al verso quarto, appunto, Dante inizia per darci l'idea di quant'era scosceso quel burrone, fa un'analogia con gli Slavini di Marco, cioè con un passaggio degli Appennini al sud di Trento, diciamo tra Trento e Verona, che secondo la storia naturale di Alberto Magno, era stata prodotta questa frana da un terremoto o dall'erosione dell'acqua, come dice Dante. Quindi al verso 4 Bello. comincia appunto questa similitudine. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento, quindi di qua perché Dante sta scrivendo più a sud di Trento, l'Adige percosse, quindi la ruina che percosse l'Adige, o per tremoto o per sostegno manco, quindi per via naturale. Dante qua, diciamo, si rifà a due spiegazioni scientifiche, per i quali c'è una catena montuosa franata, che da cima del monte, ondi si mosse al piano, e sì la roccia discoscesa, che alcuna via darebbe a chi su fosse, cioè che dalla parte più alta del monte da cui caddero queste pietre fino al piano, la roccia è così discoscesa che tuttavia darebbe una via a chi fosse su, quindi sarebbe disagevole ma comunque fattibile la discesa attraverso queste rocce, cotal di quel burrato era l'ascesa, quindi scendere dal sesto al settimo cerchio era simile a scendere in questa parte degli Appennini, quindi molto difficile, però comunque fattibile. E in sulla punta della rotta lacca l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella falsa vacca. Allora, sulla punta di questa rocca scoscesa era distesa l'infamia di Creti, cioè dei cretensi, che fu concepita nella vacca finta. Qua, senza ancora nominarlo, Dante si sta riferendo chiaramente al Minotauro, cioè al figlio di Pasifae, e la moglie del re di Creta che si era invaghita appunto di un toro, e che è del toro stesso, e che aveva chiesto a Dedalo di costruire una vacca finta dentro la quale si mise per appunto ottenere l'amplesso con il toro. Da questa unione tra un'umana e una bestia, un toro, nacque appunto il Minotauro, di cui Dante conosce la storia attraverso Ovidio, l'Ars Amatoria di Ovidio, e di cui non è molto chiaro che parte sia di toro e che parte umana. In Dante è chiarissimo dalla descrizione successiva che lui ha una testa di uomo e un corpo di toro, va bene? Quello dantesco, va bene? Questo Minotauro, vi anticipo così interrompiamo di meno nei prossimi versi, si mangiava, vi ricordate, ogni anno dei giovani ateniesi finché Teseo, il figlio di Egeo, re di Atene, questo duca, ci andò e, diciamo, seducendo Arianna, che era sorellastra, no? Del Minotauro, perché figlia di Pasifae e Minosse, quindi del re di Creta, lo aiutò con il suo filo ad entrare nel labirinto, uccidere il Minotauro e quindi interrompere questa tragica tradizione di morti di giovani. E quindi adesso vedremo che l'uccisione del Minotauro da parte di Teseo verrà usato da Virgilio come provocazione per distrarre il Minotauro e poter scendere lui e Virgilio nel settimo cerchio. Allora, il Minotauro, verso 14, e quando vide noi, se stesso morse, siccome quei cui l'ira dentro fiacca.
cioè quando vide noi, io e Virgilio, questo Minotauro che non è stato ancora nominato direttamente, bensì attraverso una perifrasi, morse se stesso come coloro che hanno un'ira interna che li indebolisce, che li fiacca. Già da questa, diciamo, da questo atteggiamento del Minotauro, gli studiosi si sono chiesti che cosa rappresenta il Minotauro in questa posizione, diciamo, nel bordo tra il sesto e il settimo cerchio. Ma purtroppo non si sono dati risposte univoche, anche perché, come vedremo tra un po', in questo stesso episodio compaiono subito altri esseri mitologici, anche loro metà uomo, metà bestia, in quel caso cavalli, che sono i centauri. E quindi ci si è domandati, ma come vi dicevo, non abbiamo una risposta univoca, soddisfacente sul significato simbolico della loro presenza lì. Intanto vediamo diciamo, facciamo una constatazione abbastanza elementare, cioè la presenza di esseri che sono in parte umani, in parte bestiali, sembra di suggerire la partecipazione umana e bestiale che c'è nei violenti e nel caso della sottomissione della parte umana razionale a quella bestiale è probabilmente la colpa di questi personaggi che occupano il settimo cerchio, che vi ricordate, Virgilio ha spiegato nel canto precedente, sono suddivisi a seconda dell'oggetto contro il quale hanno esercitato la violenza. E quindi Dante sa già, il lettore lo sa perché l'ha appena letto, che i primi abitanti di questo settimo cerchio che troveranno i pellegrini sono i violenti contro il prossimo, nella persona del prossimo e nelle cose del prossimo, come sarà per tutti e tre i gironi del settimo cerchio. Va bene? Allora, al verso 16, Virgilio, vedendo questa bestia che si innervosisce vedendo lui e Dante, lo savio mio verso di lui gridò: "Forse tu credi che qui sia il duca d'Atene, che su nel mondo la morte ti porse?" Cioè, mi ricorda la discesa di Teseo che ha ucciso il Minotauro e lo provoca dicendo: "Forse tu hai confuso Dante con Teseo, con il duca di Atene, che ti porse la morte nel mondo?" E subito dopo aver ricordato questo, al verso 19: "Partiti bestia, che questi non ve ne ha ammaestrato dalla tua sorella, ma vassi per vedere le vostre pene." Cioè, appartati bestia, vedete che nel vocativo di Virgilio, che rappresenta la ragione nel libro, il Minotauro è ridotto alla sua parte bestiale. Nel vocativo bestia si può notare questo. Appartati bestia, già che questi, cioè Dante, non viene con il magistero di tua sorella, cioè di Arianna, ma se ne sta andando per vedere le vostre pene. Diciamo, questo possessivo vostre è interessante perché in qualche modo ci permette di capire che questi personaggi mitologici che Dante inserisce nel suo libro cristiano, sono lì con una doppia funzione. Da una parte sembrano di esercitare, come vedremo soprattutto nel caso dei centauri, una funzione di guardiani, però allo stesso tempo sono anche loro dannati. E allora il povero Minotauro, sentendo la storia della sua morte, il tradimento della sorella che aveva addirittura aiutato Teseo, si investiolisce ancora di più. Quindi al verso 22: qual è quel toro che si slaccia in quella che ha ricevuto già il colpo mortale, cioè come un toro, che
che si slaccia, cioè che si libera dai vincoli, proprio nello stesso momento in quella in cui ha ricevuto già un colpo mortale, che gir non sa, cioè che non sa camminare, ma qua è la saltella, ma saltella in un modo del tutto inconducente perché non può più camminare, vidi io lo Minotauro far cotale. Solo al verso 25 Dante, come scrittore, osa nominare il Minotauro una volta che è stato sconfitto dalle parole di Virgilio. E Virgilio, al verso 26, è quello accorto, gridò, cioè Virgilio che ha questa capacità di accorgersi sempre del momento opportuno perché Dante faccia le cose. Gridò, corri al varco, cioè avvicinati al passaggio, il varco chiaramente il passaggio tra il sesto e il settimo cerchio, mentre che in furia è buon che tu ti cale, cioè mentre lui si agita in questo modo inutile e furibondo, approfittane per scendere. Va bene? Quindi Virgilio ha in qualche modo provocato saggiamente il Minotauro, affinché Dante potesse scendere mentre si è distratto nella propria ira, eh? Questo povero Minotauro ormai impotente, vero? E quindi al verso 28, così prendemmo via giù per lo scarco di quelle pietre, cioè facemmo la nostra strada verso il basso. Attraverso la scarica di quelle pietre che erano franate, che spesso moviensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco, che si muovevano spesso sotto i miei piedi, dice Dante, a causa della carica nuova, visto che Dante eccezionalmente ha un corpo e quindi muove queste pietre che di solito non vengono mosse dal passaggio eventuale degli spiriti che chiaramente hanno un corpo apparente che quindi non pesa su di loro. E quindi così il narratore ci mette, insomma, ci partecipa di questo evento eccezionale nell'inferno per cui i piedi di Dante hanno un effetto sul paesaggio che i piedi dei morti non hanno. E che prepara l'episodio di Chirone, cioè di questo centauro molto intelligente che appunto noterà che Dante è vivo a causa del muoversi delle pietre. Allora, al verso 31, io già pensando, cioè Dante sta camminando pensieroso e quei, cioè Virgilio, quei disse: tu pensi forse a questa ruina che è guardata da quell'ira bestiale che io ora spensi? Cioè Virgilio che, come sapremo tra qualche canto, perché questo verrà esplicitato, legge nel pensiero di Dante senza fare una piega, cioè ogni singolo pensiero che passa dalla testa di Dante, Virgilio lo sa. Capisce perché Dante è pensieroso e gli dice: tu pensi forse a questa ruina, cioè a questa frana scoscesa che è guardata, cioè che è custodita da quell'ira bestiale, cioè il Minotauro, che io ho appena spento, quindi che ho appena sconfitto. E al verso 33 aggiunge: 34, scusate, or vo che sappi che l'altra fiata chi discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancora cascata. Cioè, ora voglio che tu sappia che l'altra volta che io sono disceso qua giù nell'inferno più basso, vi ricordate che nel canto nono Dante ci racconta come davanti alla porta della città di Dite, vedendo che il suo maestro veniva sconfitto dai diavoli, aveva eufemisticamente domandato se conoscesse la strada. E lì Virgilio aveva fatto riferimento a una sua anteriore discesa fino al nono cerchio, quindi fino al basso fondo dell'inferno, per cui era assicurato Dante che lui la strada la conosceva. E invece adesso ci dice che non tutta la strada la conosce, perché quando lui è sceso per la prima volta,
Questa roccia non era ancora cascata, cioè non era ancora caduta. E qua è interessante perché Virgilio racconterà l'origine di questo, diciamo, di questa ruina, di questa frana di pietre, che loro stanno attraversando, e che è un'origine che chiaramente contrasta con l'origine naturale che, citando Alberto Magno, Dante aveva attribuito invece alla frana degli Appennini, perché effettivamente la frana che interessò l'inferno si deve alla morte di Cristo. Perciò quando discese prima, vi ricordate, insomma, per portare qualcuno in vita, Virgilio, chiaramente Virgilio era ancora vivo in quel momento e quindi era prima del 19 avanti Cristo, quindi prima ovviamente della morte di Cristo, che sarebbe stato più di 50 anni dopo. Allora, al verso 37 è Virgilio ancora che parla: ma certo, poco prima, se ben discerno che venisse colui che la gran preda levò a dite del cerchio superno, da tutte parti l'alta valle feda tremò sì, chi pensai che l'universo sentisse amor, per lo quale chi creda più volte il mondo in caos converso. Allora, poco prima, se discerno bene, questo verbo interessante perché è il verbo che di solito usa Virgilio per riferirsi al proprio limite, che simbolicamente è il limite della conoscenza umana senza l'ausilio della grazia, e che da un punto di vista letterale è storicamente collegato al fatto che lui visse prima di Cristo. Allora, poco prima che venisse al limbo, colui che levò a dite, cioè a Satana, la gran preda del cerchio superno, del cerchio più alto e quindi del limbo, e cioè poco prima che Cristo discendesse nel limbo e si portasse in paradiso le anime dei patriarchi, evento che viene ricordato nel canto quarto dell'Inferno, vi ricordate, proprio mentre Dante visita questo primo cerchio. Vi ricordate che in quell'occasione Dante aveva domandato a Virgilio: uscici mai alcun? Cioè, è mai uscito qualcuno da questo cerchio? E lì Virgilio aveva raccontato che effettivamente lui era da poco tempo in quello stato, che vide arrivare uno segnato del segno della vittoria, che si portò via, chiaramente in paradiso, l'ombra del primo parente, cioè Adamo, e tanti altri patriarchi. Va bene? Allora, qui lui dice: poco prima che scendesse Cristo nel limbo per portarsi questa preda che, di cui derubò a dite, da tutte parti, da tutte le parti, l'alta valle feda tremò così. C'è questa profonda valle terribile dell'inferno, tremò così che io pensai, dice Virgilio, quasi confessando il suo errore da pagano, che l'universo stava sentendo amore, a causa del quale c'è chi crede, qui si sta riferendo a Empedocle, che il mondo si converte più volte nel caos. Cioè, Empedocle, la cui teoria Dante legge nella fisica aristotelica contestata da Aristotele, riteneva che l'ordine del mondo dipendesse dalla separazione degli elementi e che periodicamente entrasse nel caos quando l'amore prevaleva sulla separazione. Questa era una teoria che era stata contestata, come dicevo, di Aristotele, e chiaramente che neanche il cristianesimo poteva accogliere, per il quale l'amore è ordine, a differenza di quanto ritenesse Empedocle.
Ma sentendo questo tremore, Virgilio, che in vita aveva letto Empedocle, credette che per l'amore il mondo stesse conoscendo il caos. Ecco però che Virgilio, senza chiaramente poter attribuire alla passione di Cristo, questo terremoto, comunque aveva intuito che si trattava di amore, perché effettivamente è l'amore di Cristo per l'umanità quello che fece tremare addirittura l'aldilà, vero? E quindi poco prima che poi risorto Cristo scendesse nel limbo, lui sentì nella passione il terremoto di cui parla il Vangelo. E in quel punto, cioè proprio per via di quel terremoto, questa vecchia roccia, quindi queste rocce vecchie, perché l'inferno è stato chiaramente creato, come Virgilio spiegherà alla fine dell'inferno, con la caduta di Lucifero, quindi era molto antico quando questo evento ebbe luogo. Questa vecchia roccia, qui e altrove, in altri posti, tal fece riverso, quindi si capovolse, quindi si riversarono le pietre. Questo altrove, che viene detto in un modo molto naturale e spontaneo al verso 45, prepara narrativamente delle disavventure che avranno i pellegrini più avanti, perché effettivamente non solo quella parte dell'inferno franò dopo la prima discesa di Virgilio, ma anche altre parti dove i pellegrini effettivamente avranno delle difficoltà per continuare la loro strada. E quindi attraverso questo racconto si prepara il lettore a un resto di cammino che devono ancora fare Dante e Virgilio, più avventuroso di quanto non fosse stato finora. Perché sebbene Virgilio conosca la strada, la strada ha subito delle modifiche che lui non conosce. Va bene? E quindi noi apprezziamo anche ancora di più, per via di questa mancata conoscenza di Virgilio della frana, la sua caratteristica di uomo accorto, perché ha visto il Minotauro e subito ha escogitato questa strategia di... Scusate perché vedo la chat e mi distraggo, ha subito, vedendo un nuovo paesaggio disagevole, difficile da fare per Dante, che ha un corpo e che, come abbiamo visto, muove le pietre, per cui non è tanto facile scendere per lui come lo sarà per Virgilio stesso, subito fa questa allusione a Teseo, che tra l'altro è un'allusione che secondo alcuni studiosi ha anche dei risvolti simbolici, perché Teseus era, attraverso una falsa etimologia, interpretato come buon deo, Euteus, e quindi lo si riteneva nel mondo cristiano una sorta di prefigurazione pagana di Cristo, perché anche lui scese, insomma, negli inferi. E quindi la provocazione di Virgilio riguarda anche la forza cristiana di scendere nel mondo dei morti, che Dante sta ripetendo nel suo viaggio, contro la quale ogni ostacolo di questi mostri pagani è del tutto impotente, come abbiamo visto anche con Minosse, con Caronte, con Flegias. Va bene? Allora, dopo questa breve narrazione di Virgilio, al verso 46, Virgilio invita Dante a guardare verso il basso, ma ficca gli occhi a valle, che s'approccia la riviera del sangue, in la qual bolle qualche per violenza in altrui noccia. Allora, ficca lo sguardo verso il basso, che si sta già avvicinando la riviera, cioè il fiume di sangue bollente,
dentro il quale sta bollendo, quindi si sta bruciando eternamente, chi abbia fatto, abbia nociuto gli altri con violenza e quindi violenti contro il prossimo, che adesso veniamo a sapere sono dentro un fiume di sangue calda, va bene? Di sangue caldo. E qua, finite le parole di Virgilio al verso 48, riprende il Dante narratore, ma prima ancora il Dante scrittore, prima di riprendere la narrazione, in una terzina esclama, come se nel momento di scrivere stesse ricordando questo paesaggio, struggente che vide ficcando gli occhi in basso, come Virgilio gli ha proposto di fare. Ricordando questo, esclama il Dante scrittore: O cieca cupidigia e ira folle, che sì ci sproni nella vita corta e nell'eterna poi sì mal ci immolle. Allora, o cieca cupidigia, ecco questa parola che abbiamo associato fin dall'inizio della lettura con la lupa, e che effettivamente è alla base di tanti peccati di questo basso inferno. Che secondo alcuni studiosi in questo caso si riferisce soprattutto alla tendenza che portò i tiranni a fare violenza contro il prossimo, perché i tiranni, come vedremo, fecero violenza nei sudditi, sia con l'uccisione o la tortura che nelle loro cose, quindi depredando i sudditi dalle loro cose. Quindi la cupidigia potrebbe benissimo essere alla base della tirannide, e ira folle, questa probabilmente sia alla base dell'omicidio. Gli omicidi effettivamente, come ha detto Virgilio, sono parte dei violenti contro il prossimo che Dante troverà qua. E questo aggettivo folle specifica l'ira perché, come abbiamo notato quando abbiamo letto appunto l'episodio degli iracondi, sembra di esserci nella commedia un'ira buona, che è quella che Dante avrebbe espresso nella sua aggressione a Filippo Argenti, che viene celebrata da Virgilio, vero? A differenza dell'ira di coloro che sono dentro la laguna Stigia. Allora Dante esclama: O cieca cupidigia, ira folle, che così ci stimoli, ci sproni nella vita corta, cioè nella vita, insomma, nella prima vita, e nella vita eterna poi ci immolle, cioè ci fai affondare così male. E allora, dopo questa esclamazione, riprende la narrazione al verso 52, io vidi un'ampia fossa in arco torta, cioè vedi una fossa molto ampia, storta, cioè messa in forma d'arco, come quella che tutto il piano abbraccia, che abbraccia tutta la pianura, secondo che aveva detto la mia scorta, secondo quello che Virgilio mi aveva appena spiegato. Vi ricordate, Virgilio aveva detto: dentro questa città ci sono tre cerchietti, e quindi chiaramente Dante le vede, vede queste cerchi, fatti insomma storta come archi, e tra il piede della ripe d'essa intraccia corrien centauri, armati di saette, come solien nel mondo andare a caccia. Cioè, tra i piedi della ripa e quindi dell'abisso, ed essa, cioè è quella fossa, in traccia corrieno, cioè correvano centauri, questi personaggi classici, metà uomo, metà cavallo, che, come vi dicevo, sembrano di ricordare i due aspetti che intervengono nella violenza e che hanno in comune questi personaggi bellissimi, come vedremo, sono tra i personaggi mitologici della commedia forse i più amabili, che correvano pieni di armati di saette, di frecce, come solevano, dice Dante con una constatazione davvero notevole, andare a caccia nel mondo. Quindi Dante dà per scontato che in un periodo storico
esistettero i centauri e andassero a caccia correndo come lui li vede correre qua nel bordo di questo fiume di sangue che chiaramente sta torturando i dannati e che questi impiegati dell'inferno debbono custodire. E quindi stavano correndo, è bellissima questa, tutta questa scena di centauri che corrono, che come vi dicevo contrasta tanto in questo canto con l'immobilità del canto precedente. Quindi al verso 58, veggendo Cicalà, cioè vedendo che Dante e Virgilio scendevano, ciascun ristette, tutti si fermarono immediatamente, e della schiera, cioè di questa lunga traccia di centauri, tre si dipartirono, cioè tre si allontanarono, con archi a sticciola prime lette, cioè avendo scelto prima degli archi e delle frecce per chiaramente impedire che Dante e Virgilio scendessero. E l'un gridò da lungi, e uno di questi tre gridò da lontano: a qual martiro venite voi che scendete la costa? Dite il postinci, se non l'arco tiro. Cioè, a quale martiro state venendo voi che scendete la costa? Cioè, chiaramente questo centauro dà per scontato che Dante e Virgilio sono dei nuovi dannati che debbono scendere nel basso inferno. E domanda: dove siete diretti? Ditelo da quel luogo, cioè postinci, non avanzate di più, ma rispondete da dove siete, altrimenti lancio, tiro l'arco, quindi lancio una freccia. E al verso 64 Virgilio risponde: lo mio maestro disse, la risposta faremo noi a Chironto, sta di presso. Mal fu la voglia tua sempre sì tosta. Vedete, Virgilio li conosce questi, li riconosce subito e quindi risponde: noi questa risposta alla domanda che mi fai la faremo a Chiron. Chiron era, come sapete probabilmente, questo centauro precettore di Achille che, diciamo, che Stazio descrive come molto saggio, che conosceva la musica, conosceva anche le proprietà curative delle piante medicinali, per cui è sempre parte uomo, parte cavallo, ma dei centauri che si trovano lì è chiaramente quello in cui prevale la parte più razionale, più umana. E allora Virgilio risponde a questo centauro che aveva parlato con lui: non risponderemo a te, bensì a Chiron. E poi aggiunge: mal fu la voglia tua sempre sì tosta, cioè per il tuo male la tua voglia fu sempre così impulsiva. E dopo aver risposto così, spiega a Dante al verso 67, poi mi tentò, cioè mi toccò leggermente, e disse: quell'Ienesso che morì per la bella Deianira e fe di sé la vendetta egli stesso. Ecco, Nesso è un centauro che Ovidio nomina come esperto in guadi, quindi un esperto nel far passare questi varchi, che doveva trasportare la donna di Ercole, Deianira, e si invaghì di lei e la volle rapire, se non che Ercole lo ammazzò cioè, lanciandogli una freccia avvelenata. E lui, sanguinante, già morente, vendicò se stesso, come dice il verso 69, perché regalò a Deianira, prima di morire, questa camicia insanguinata che ha in sé il tosco, no? Il veleno della freccia di Ercole, dicendogli che era una camicia che aveva un forte potere afrodisiaco, per cui
se lei avesse avuto bisogno di recuperare l'amore di Ercole, che come sapete era un grande donnaiolo, avrebbe potuto regalarla, perché lui indossandola quella camicia si sarebbe rinnamorato di lei e non avrebbe più guardato nessun'altra fanciulla. E invece era avvelenata quella camicia, per cui Deianira, quando poi ebbe bisogno di recuperare l'amore di Ercole, che stava avendo una storiella con questa Iole, gli regala la camicia e lui muore incendiandosi, Ercole, per cui dice che Nesso morì per la passione di Deianira, perciò la sua voglia tosta gli fu mala, gli fu cattiva, e fece poi la vendetta di se stesso dando la camicia quella, a Deianira, la camicia per la quale sarebbe morto il suo uccisore, va bene? Quindi Virgilio non vuole parlare con Nesso perché sa che è uno abbastanza bestiale, inaffidabile, ma preferisce parlare appunto con Chirone, che come adesso vedremo è uno che ci ragiona. E quindi al verso 70 continua a parlare Virgilio indicando a Dante chi sono questi centauri, questi tre che si erano allontanati dalla schiera, e quel di mezzo che al petto si mira, che si guarda il petto, quindi questo stava guardando verso il basso, è il gran Chiron, il qual nodrì Achille, è quello di cui appunto abbiamo appena parlato, quell'altro è Folo, che fu si pien d'ira. Folo è uno dei centauri che si ubriacarono nelle nozze di Pirito e Ippodamia e avevano tentato di rapire tutte le donne in quelle nozze. E quindi pieno d'ira per questa sua appunto volontà violenta in queste nozze. E Virgilio, dopo aver indicato chi sono questi tre che si sono separati dal resto per impedire il passaggio a Dante e lui, spiega in genere la funzione dei centauri nell'inferno. D'intorno al fosso vanno a mille a mille, cioè vanno in gruppi da mille, quindi sono tantissimi centauri che vanno correndo attorno al fosso di sangue bollente, saetando qual anima si svelle del sangue più che sua colpa sortille, cioè lanciando frecce qualsiasi anima che si separa dal sangue più di quanto gli spetta per la propria colpa. Quindi attraverso questa spiegazione sulla funzione di guardiani di questo cerchio dei centauri si introduce un'idea che poi sarà molto produttiva nel resto del canto, secondo cui questo fiume punisce i violenti contro il prossimo con differenti gradi. Non tutti sono dentro il fiume bollente nella stessa misura. Quando qualcuno vuole uscire fuori dal sangue più di quanto la propria colpa gli fa meritare, questi centauri gli inviano una freccia per obbligarlo a mettersi giù quanto debbono fare. Si capisce? Quindi questi centauri stanno aiutando Dio, diciamo, nella giustizia divina. Allora, se siete d'accordo, facciamo una pausa ora perché siamo arrivati alla metà del canto ed è finita la descrizione dei centauri. Facciamo 5 minuti nei quali mi vedo le vostre domande sulla chat. Tra un po' sono le 3:05, alle 3 riprendiamo, rispondo alle domande e andiamo avanti nella lettura. Grazie.
Allora, se siete d'accordo, riprendiamo. Qualcuno ha domandato della teoria di Empedocle. Sì, in realtà io non l'ho spiegata, poi non sarei in grado di spiegarla, non è una mia conoscenza profonda, ma Empedocle aveva l'idea che i quattro elementi, acqua, aria, fuoco e terra, avessero tra di loro due forze opposte, quello dell'amore o dell'amicizia e quello dell'odio o la dissidia, e che l'ordine del mondo dipendesse dall'equilibrio fra queste due forze, e che quando l'amore in alcuni cicli cosmici, nei diversi cicli cosmici, viene, diciamo, prima una sull'altra, che quando l'amore prima, il mondo diventa caos, perché l'ordine dipende appunto da una prevalenza della dissidia che mantiene gli elementi separati. Qualcuno domanda: qual è la prima volta che Virgilio era stato nel settimo cerchio? Beh, quando scese fino in fondo, da quello che si racconta nel nono canto, eh? Chi di voi non l'ha letto, per capire questa cosa deve rileggersi il nono canto, dove Virgilio racconta della sua prima discesa fino in fondo, per cui Dante può stare tranquillo che lui conosce la strada. Perché Chiron è nell'inferno? Beh, tutti i personaggi mitologici vissuti prima di Cristo e aventi comunque, diciamo, una mancata fede, sono nell'inferno, senz'altro. Di Chiron, non si dice un peccato commesso qua, come invece si riconosce in Folo e Nesso, ma sembrerebbe di avere soprattutto un ruolo di comandare gli altri centauri nella loro mansione di custodire le anime dei violenti contro il prossimo. E quindi non si fa nel libro una giustificazione di perché lui è lì. Bene, non ci sono più domande, per cui andiamo avanti nella lettura. Riprendiamo per favore dal verso 76. Virgilio ha appena identificato per Dante i tre centauri che si sono avvicinati a loro. E poi ha spiegato la funzione generale dei centauri lì, e riprende al verso 76 il Dante scrittore. Noi ci appressammo a quelle fieri snelle, quindi noi ci avvicinammo, perché appunto Virgilio aveva chiesto: io parlerò, darò la risposta, che era, vi ricordate, alla domanda dove siete diretti, qual è il vostro cerchio di appartenenza? Quindi era una domanda che dava per scontato che i centauri avevano capito che Dante e Virgilio fossero dei dannati gravi che dovevano attraversare il fiume di sangue per magari andare più giù. E quindi Virgilio, anziché rispondere subito da lontano a questi centauri armati di frecce, aveva detto: io da vicino, quindi in un modo civile, con una conversazione tra persone, anche se questi hanno chiaramente il corpo di cavalli, parlerò con Chiron. E quindi e poi parla con Dante, e subito dopo è evidente che le sue parole sono state accolte dai centauri, perché effettivamente al verso 76 Dante e Virgilio si avvicinano a quelle bestie, cioè noi ci appressammo a quelle fieri snelle, quelle fiere agili, veloci. Chiron prese uno strale, cioè prese una freccia, e con la cocca, quindi con la parte, diciamo, di dietro della freccia, fece la barba indietro alle mascelle, quindi si tirò indietro con la punta, diciamo, di dietro della freccia,
la barba indietro, facendo vedere come si muoveva la sua mascella. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, disse ai compagni: siete voi accorti che quel di retro muove ciò che gli tocca? Cioè, vedete che Chirone è intelligente e si è reso conto che Dante, con i suoi piedi veri, di carne e ossa, sta muovendo le pietre. E quindi dice: vi siete resi conto che quello di dietro, perché Dante cammina sempre dietro Virgilio, muove quello che tocca? Così non sogliono farli i piedi morti. Così non fanno di solito i piedi dei morti. Quindi, a differenza dell'altro, di Nesso che aveva urlato: dove andate? A che cerchio andate? Lui aveva detto: mica vanno al cerchio, questo è vivo, no? Non è un dannato. E quindi, in dissidenza con gli altri centauri, questo che è il più intelligente, che infatti è quello di cui si fida Virgilio, fa notare l'errore intempestivo dei compagni. E allora Virgilio, che era già arrivato ad essere di fronte al centauro, e il mio buon duca, che già gli era al petto dove le due nature sono consorti, questo è meraviglioso, perché non ci permette mai il Dante scrittore di dimenticare che siamo di fronte a dei mostri, che hanno il corpo da cavallo e la testa da uomo, e quindi Virgilio, quando è davanti al petto, cioè alla parte in cui le due nature, quella umana e quella ferina, si uniscono, rispose: bene, è vivo, infatti è vivo. E si Soletto mostrargli vi conviene la valle buia, e così solo Soletto è necessario che io gli mostri la valle oscura dell'inferno. Quindi Virgilio non aspetta nemmeno alla domanda dei centauri, ma sentendo che Chirone ha avuto il sospetto che Dante fosse vivo, notando appunto che i piedi di Dante muovevano quello che toccavano, gli dice: infatti, non perdiamo del tempo, ti confermo che questo è vivo e che io gli sto mostrando l'inferno. E aggiunge al verso 88 un verso che dal punto di vista pragmatico è analogo alla famosa formula che Virgilio ha già usato più volte: volsi così colà dove si vuole, dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. E quindi al verso 80, 87 dice a Chiron: necessità ci induce, cioè ci induce a questo, questa L con l'apostrofo prima sarebbe quello, cioè il fatto che io gli stia mostrando la valle buia, ci induce a far questo la necessità, non il diletto, cioè non il divertimento. Non siamo qua perché siamo turisti, ma dobbiamo fare questo viaggio, no? Perché questa necessità, come si capisce anche andando avanti e soprattutto nel Purgatorio, è il risultato di una necessità di Dante. Cioè Dante era così malmesso, era in condizioni talmente gravi nella selva, che ha avuto bisogno di fare questo viaggio. Mica lo sta facendo per diporto, va bene? E al verso 88, per dare l'idea del carattere provvidenziale di questo viaggio, fa un'allusione a Beatrice senza nominarla, perché Dante si cura sempre della verosimiglianza. Non avrebbe molto senso che Virgilio parlasse di Beatrice con un centauro, perché insomma, che ne sa il centauro di chi è Beatrice? Però gli dice quello che effettivamente serve per valutare il carattere trascendente di questa misura straordinaria del viaggio di un vivo tra i morti. Tal si partì da cantare alleluia che gli commise questo ufficio nuovo. Cioè una tale, Beatrice chiaramente, si allontanò dal cantare alleluia, quindi dalla contemplazione beatifica di Dio, quindi smise di cantare alleluia per
raccomandarmi questo ufficio nuovo, cioè strano, mai fatto prima. Non è ladrone, né io anima furia, non è un ladro, quindi non è destinato a un cerchio più basso, né io un'anima da ladro, furia vuol dire anche ladro. E quindi non è che stiamo andando nel basso inferno, ma lui è vivo e io sono stato, insomma, mi è stata chiesta questa mansione di mostrargli l'inferno. E al verso 91 Virgilio non solo gli chiede di passare, come ha fatto altre volte agli altri ostacoli che ha trovato, ma questa volta si fida talmente tanto dei centauri che gli chiede qualcuno che li guidi nell'attraversare il fiume di sangue. Quindi al verso 91 è sempre Virgilio che parla. Ma per quella virtù per cui io muovo i passi miei per sì selvaggia strada, cioè, ma in nome di quella virtù per la quale io muovo i miei passi attraverso questa strada selvaggia, cioè la virtù appunto divina, danne un dei tuoi a cui noi siamo a provo, cioè dacci, prestaci. Un centauro dei tuoi, dice a Chiron, che è chiaramente il capo dei centauri, perché noi gli siamo vicini a provo e che ne mostri là dove si guada, cioè e che ci faccia vedere da quale parte si può attraversare il fiume di sangue e che porti costui sulla groppa, cioè che porti Dante sulla sua groppa. Che non è spirito che per l'aere vada, giacché non è uno spirito che possa volare. È sottinteso che Dante, con i suoi piedi vivi, attraversando il fiume di sangue, si brucerebbe. E perciò Virgilio ha pensato a servirsi dei centauri affinché in groppa del loro corpo di cavallo Dante potesse attraversare questo primo girone. E quindi al verso 97 Chiron indica a Nesso, che è appunto questo esperto in guadi, come lo nomina Ovidio, di fare questo lavoretto per Dante Virgilio. Chiron si volse sulla destra poppa, quindi si girò sulla sua destra e disse a Nesso: torna e si li guida e fa scansare sal traschiera vintoppa, cioè vieni qua. E guidali in modo che se vi incrociate con un'altra schiera di centauri, lo lascino passare, quindi aprigli la strada. Va bene? Quindi manda uno di cui si fida. E quindi al verso 100, or ci movemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio, dove i bolliti facieno alte strida. Quindi ci movemmo con questa scorta degna di fiducia. Questo è molto importante perché se noi, diciamo, raggruppiamo in questo episodio il Minotauro da una parte, in cui chiaramente prevale la natura bestiale e quindi morde se stesso, eccetera, ed è del tutto inutile. Raggruppiamo con i centauri, vediamo che fra i centauri ci sono diversi gradi di bestialità. Chiron chiaramente si comporta come un uomo educato, intelligente e civile, ma si fida anche di Nesso, anche se Nesso in vita ebbe un comportamento non del tutto probo, in questo caso ben guidato, come siamo noi umani, che abbiamo in noi una parte razionale e una parte bestiale. Ma se abbiamo qualcuno che ci educa, forse riusciamo a far prevalere la parte più umana. Ecco che Nesso, che prima era stato in qualche modo, diciamo, rimproverato da Virgilio, ci è stata ricordata la sua, insomma, la sua morte tragica, adesso è affidabile, questa parola fida, detta dal Dante scrittore, è chiaramente un riconoscimento a quello che può, insomma, sovvertire
la sua sorte precedente comportandosi come Dio comanda. Allora or ci movemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio, lungo tutta la costa di questo sangue bollente, nominato attraverso la sua caratteristica, il bollore vermiglio rossastro, dove i bolliti facevano alte stride, dentro il quale i bolliti, cioè quelli che sono puniti là dentro, lanciavano urla alte. E al verso 103, io vidi gente sotto infino al ciglio, cioè vidi che c'erano delle anime dentro il fiume di sangue, fino al ciglio, fino agli occhi, e quindi molto sommersi. E il gran centauro, Nesso, e il gran centauro disse: e i son tiranni che dier nel sangue e nella perdi piglio. Cioè, questi che Dante praticamente non può vedere, vede solo dagli occhi in su, sono i tiranni, cioè i governanti che si approfittarono del loro potere per abusivamente esercitarlo con violenza, servendosi loro anziché servire il ben pubblico. Questa è l'accezione antica di tiranno. I tiranni che dier nel sangue e nell'aver di piglio, quindi che ammazzarono e che anche rubarono, perciò sono forse quelli più immersi nel sangue. Qui vi si piangono gli spietati danni, dice Nesso. Sta parlando il centauro, non confondiamo con la voce di Virgilio, perché è molto simile effettivamente, sta spiegando bene chi sono questi. Quivi, cioè dentro il sangue bollente, si piangono i loro danni spietati. Quivi è Alessandro, non si sa se Alessandro Magno o Alessandro di Fere, ci sono diverse interpretazioni, e Dionisio Fero, questo sì sappiamo chi è, perché subito dopo si dice che fe Cicilia aver dolorosi anni. Questo è Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa del IV secolo avanti Cristo, famoso per la sua crudeltà. E siccome Dante non vede che i capelli di questi, il centauro per indicarli gli dice quali sono i capelli, no? Allora gli dice al verso 109: e quella fronte che ha il pel così nero è Azzolino. Azzolino III da Romano è un tiranno ghibellino delle Marche trevigiani del XIII secolo, sì, di cui si dicevano cose tremende, insomma, come torturava anche i bambini, secondo una leggenda guelfa era figlio di Satana. E quell'altro che è biondo è Opizzo d'Esti, questo invece guelfo di Ferrara, sempre della stessa epoca, del XIII secolo, di cui i ghibellini invece raccontavano cose orrende, tra cui che aveva stuprato tutte le donne e che aveva affogato la mamma lavandaia perché si vergognava delle sue origini umili. E qua succede una cosa, insomma, che a volte capita nella commedia, ed è il fatto che una notizia dell'aldilà viene a confermare un qualcosa, una voce che era sparsa nel mondo, ma di cui non si avevano prove. Perciò di Opizzo d'Este, aggiunge il centauro, il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo, cioè per vero, cioè per dire la verità, quindi è enfatizzato che di questa cosa nel mondo si discute. Nesso dice che fu ammazzato nel mondo dal figliastro, cioè da Azzo VIII.
quindi dal suo figlio bastardo. Allora Dante, che non sa se crederci o meno, perché glielo sta dicendo un centauro e nel mondo non si ha notizia certa su questa cosa, si volse a Virgilio. Al verso 113, allora mi volsi al poeta, come evidentemente Dante guarda Virgilio con un gesto interrogativo, come dicendo: è vero? Mi posso fidare? E quei disse: questi ti sia or primo e io secondo. E quindi Virgilio delega nel centauro il suo ruolo di maestro e dice: ora, che questo ti sia primo e io secondo. Quindi credi a quello che dice il centauro. Va bene? Allora, al verso 115. Poco più oltre il centauro s'affisse, quindi poco più dopo queste parole, il centauro si fermò sopra una gente che infino alla gola parea che di quel bulicame uscisse, cioè davanti a dei dannati che, a differenza degli altri che erano sommersi fino agli occhi, questi sono sommersi fino alla gola e quindi sembravano uscire, apparivano da fuori, da quel bulicame, da quel fiume di sangue bollente, fino alla gola. Quindi evidentemente da quello che ci è stato detto prima, cioè che i centauri hanno la missione di lanciare le frecce a coloro che diciamo, che si espongono fuori dal fiume di sangue più di quanto debbono fare, capiamo che questi sono peccatori meno gravi, se non hanno quasi tutta la testa dentro, vero? E al verso 118 mostròci un'ombra da lun canto sola, cioè ci segnalò, ci indicò un'ombra che era lontana dal resto, sola, dicendo, è sempre messo che parla, colui fesse in grembo a Dio lo cor che in su tamisi ancor si cola. Cioè, questo che ti sto segnalando, che da solo in là ferì in grembo a Dio, quindi dentro una chiesa, il cuore che ancora è venerato sul Tamigi, sul fiume di Londra. Questo è Guido de Montfort, che è stato protagonista di una storia terrificante qualche anno prima, nel 1271, quindi in un periodo abbastanza vicino al momento del viaggio del 1300, era un vicario di Carlo d'Angiò in Toscana, che per vendicare il padre che era morto in battaglia ammazzò dentro una chiesa di Viterbo il cugino del re Edoardo II d'Inghilterra, davanti anche a Filippo il Bello, quindi anche a delle autorità politiche e in mezzo alla chiesa. E secondo alcuni questo verbo colare vuol dire che gronda ancora del sangue il cuore, che secondo alcuni era stato messo in calice in un ponte del Tamigi, secondo altri è, come ho parafrasato prima, un latinismo per si venera, si fanno onori, e il Tamigi sta nominando metonimicamente Londra. E quindi è un omicida, particolarmente grave, perciò solo da parte dagli altri, perché appunto fece il suo crimine dentro una chiesa. E al verso 121 sono finite queste parole del centauro. Poi vidi gente che di fuor del rio tenea la testa e ancor tutto il casso, e di costoro assai riconobbio. Allora dopo io vidi gente che aveva fuori dal fiume la testa e anche tutto il casso, quindi tutta la parte superiore dalla vita in su, e riconobbi molti di questi. Chiaramente questi hanno una minore responsabilità di colpa rispetto agli altri, quindi vediamo che il fiume ha una diversa profondità
che copre, nell'ordine in cui Dante sta vedendo i dannati, sempre meno queste anime. E quindi qua dobbiamo dedurre subito se prima abbiamo visto i tiranni che fecero delle ferite e dei furti, quindi tutti e due, perciò sono quelli più affondati, insomma, nel fiume di sangue. Poi abbiamo visto un omicida come Guido de Montfort, questi che evidentemente sono meno sommersi nel sangue, saranno questi predoni e distruttori di cui ha parlato Virgilio nel canto scorso, quando ha detto che si può fare violenza contro gli altri nelle cose. E quindi evidentemente saranno questi, come i nomi che vedremo alla fine del canto ci confermerà. E quindi al verso 124 il Dante personaggio spiega appunto questa regola secondo cui il sangue aveva una profondità progressivamente decrescente, per cui copriva sempre meno i dannati. Così a più si faceva basso quel sangue, quindi a poco quel sangue diventava più basso, sì che cocea pur li piedi, cioè fino al punto di cuocere solo i piedi, quindi arrivava a una quota talmente bassa l'acqua che c'erano dei peccatori chiaramente meno gravi che avevano solo i piedi bollendo dentro il sangue. E quindi fu del fosso il nostro passo, e da quella parte fu il nostro passaggio del fosso. Chiaramente quello che stava facendo Nesso, il centauro, saggiamente, era cercare la parte del fiume dove si sarebbe bruciato di meno per attraversarlo. Va bene? Come facciamo noi quando dobbiamo attraversare un fiume, camminiamo fin dove l'acqua è più bassa. Va bene? E al verso 127... il centauro aggiunge altra informazione a Dante e Virgilio su una parte del cerchio che loro non possono vedere. Siccome tu da questa parte vedi l'obulicame che sempre si scema, disse il centauro, voglio che tu credi che da quest'altra a più giù prema lo fondo suo, infinché il si raggiunge ove la tirannia convien che gema. Allora, spiega, siccome Dante e Virgilio stanno vedendo una parte del Flegetonte, poi vedremo che questo fiume che finora non è stato nominato è il Flegetonte. Allora dice, così come da questa parte tu vedi che l'obulicame, cioè il fiume di sangue bollente, si scema sempre, cioè progressivamente va perdendo altezza, disse il centauro, voglio che tu creda, cioè che sappi che da quest'altra parte a più giù prema lo fondo suo, cioè dall'altra parte, quindi loro sono nella parte in cui è più basso il fiume, no? Perché cuoce solo i piedi dei dannati. Quello che sta dicendo il centauro è dall'altra parte comincia a ricrescere, quindi preme sempre di più sul fondo perché c'è più sangue bollente, finché si unisce di nuovo nella parte che hai visto più fonda, dove i tiranni gemono i loro danni, e quindi dove il sangue arriva a coprirgli fino agli occhi. Si capisce? Cioè loro, il centauro, Dante e Virgilio, hanno percorso un semicerchio, la parte diciamo seguendo l'ordine diciamo decrescente dell'altezza del fiume, perché cercavano il punto più basso del sangue per attraversarlo. E quello che gli dice il centauro è, se tu continuassi invece di attraversare qua, tu continuassi e facessi tutto il giro fin dove hai visto i tiranni, vedresti che il fiume comincia di nuovo a crescere, e quindi evidentemente ci sono i dannati coperti più, sempre più, a seconda della gravità
delle loro colpe. E al verso 133 continua sempre a parlare questo centauro: la divina giustizia di qua punge quell'Attila che fu flagello in terra, cioè il re degli Unni, Flagellus Dei era chiamato, che distrusse praticamente tutta l'Italia, quindi perciò noi capiamo che da quella parte ci sono i distruttori. Pirro e Sesto. Di Pirro non si sa se è il figlio di Achille o se è invece il re dell'Epiro del IV secolo a.C. Sesto sì, capiamo che è il figlio di Pompeo, di cui Lucano e Paolo Rosio dicono che era un pirata violento. E quindi questi che assalivano, che rubavano in modo violento, come ha spiegato Virgilio nel canto precedente. E in eterno munge le lacrime che col bollor di serra, cioè sempre il soggetto è la divina giustizia, no? Munge in eterno le lacrime che apre strada con il bollore, cioè con il caldo, a Rinier da Corneto, a Rinier pazzo, questi invece sono contemporanei di Dante, no? Abbiamo fatto un salto di molti secoli. Rinier da Corneto era un famoso ladro della Maremma toscana, Rinier pazzo invece era un capo ghibellino toscano che assaliva come brigante i passanti, che fecero alle strade tanta guerra, quindi che assalivano i passanti per strada. E qui finiscono le parole di Nesso e riprende il Dante narratore, poi si rivolse e ripassossi il guanzo. Quindi poi si girò dopo aver dato questa spiegazione e attraversò il guado, chiaramente con Dante sulla groppa. Va bene? Qualche domanda? Ah, ecco qualcuno. Scusate, adesso apro un attimo la chat. Come può Dante vivo essere in groppa del centauro al centauro che anima? Questo. questo non ha una risposta univoca. Non solo viene fuori qua questo problema, ma vi ricordate che Virgilio, che un'anima, ha coperto gli occhi di Dante affinché lui non vedesse la Medusa, per esempio, no? E quindi tutto il rapporto fisico che c'è tra Dante e Virgilio, il fatto che Virgilio baci Dante, lo abbracci, come vedremo dopo la pausa invernale, addirittura lo porterà in braccia. In una delle bolge è un problema tuttora aperto. Così preliminarmente potrei dire diciamo una licenza poetica, ma non è facile cioè nel Purgatorio ci sono delle esplicitazioni di questo problema, perché Dante ha dei dubbi su come queste anime possano per esempio dimagrire, per cui c'è tutta una spiegazione di Stazio sulla natura di questi corpi e sulle facoltà di questi corpi aerei, no? Che hanno i morti, che comunque nonostante la loro condizione eterea conservano molte delle capacità che ebbero in vita quando erano legati al corpo materiale, vero? Quindi nel canto 25 del Purgatorio torneremo su quell'argomento, però effettivamente ci sono delle apparenti contraddizioni, per esempio ci sono dei momenti in cui i personaggi riescono ad abbracciarsi e dei momenti in cui no. Vedo che c'è qualche altra domanda. Qualcuno mi dice una licenza poetica o divina. Sì, uno potrebbe effettivamente pensare che Dio, così come ha permesso in modo straordinario che Dante facesse questo viaggio avente ancora un corpo, certo, ha permesso anche che salisse sulla groppa di Gerione. Scusate, di
di Nesso, poi salirà anche sulla groppa di un altro mostro, di Gerione. Qualcuno dice, mi domanda, sono nel Flegetonte, secondo Fiume dell'Inferno? Sì, non è stato ancora nominato, ma in realtà non è un secondo fiume. Vedremo tra qualche settimana, aspettate, fatemi fare i conti, perché noi abbiamo ancora, oggi ne abbiamo 18, no? Abbiamo ancora altre due lezioni, il 25 e il 2 luglio, e poi andiamo in vacanza, quindi dopo la pausa, quando leggeremo il canto 14, lì sentiremo una spiegazione che darà Virgilio su questi fiumi che Dante vede nell'inferno in un modo frammentario, e lì verrà spiegato che in realtà è un solo fiume che va acquistando progressivamente nomi diversi e materia diversa. Quindi Dante ha visto come fiumi diversi l'Acheronte, la Laguna Stigia e il Flegetonte, e poi vedrà Cocito, il fiume gelato del nono cerchio, ma come spiegherà Virgilio nel canto 14, in realtà è un solo fiume. Quindi per ora non è stato nemmeno nominato. Avete altre domande? Se volete farle anche oralmente, vi ascolto. Sono belli i centauri, no? Sì, sono simpatici. Claudia, yo siempre tengo la misma sensación. Ahora que alguien preguntó acerca de cómo el centauro puede sostener el peso, creo que cuando uno piensa en un alma o en algo así, como no tiene idea, puede imaginarse o puede creer que las cosas pueden ser así. Ahora, a mí siempre me preocupa el hecho de a Dante, como ser humano, pasa 3 días y no sé, nunca tiene necesidad de tomar agua, descansar, descansa. Tiene sentimientos de muchas cosas, pero necesidades físicas reales no, nunca se marcan. Eso es lo que yo. Beh, allora io direi intanto che nella tua stessa formulazione, Patrizia, c'è la risposta. Perché tu prima hai detto Dante non ha mai bisogni fisici, e poi hai riformulato non si marcano, cioè non si dicono. Vi ricordate che più volte Dante ci dice che parlò con Virgilio di cose che la sua comedia non cura. Cioè quando finiremo l'inferno avremo una sorta di collezione di situazioni nelle quali veniamo a sapere che Dante ci racconta solo quello che è rilevante per la nostra preparazione morale. E quindi chiaramente Dante avrà mangiato, avrà bevuto, avrà fatto la pipì, però non ritiene importante raccontarlo nel suo libro, perché il suo libro non è un'autobiografia moderna tipo Rousseau, che si racconta tutto, bensì quello che può essere edificante per il lettore. E quindi io credo che pensare che Dante non ha mangiato, certo, uno potrebbe pensare, vabbè, Dio l'ha provvisto di una energia straordinaria per affrontare il viaggio senza questi bisogni, il che sarebbe possibile. Ma io credo sia più verosimile che Dante non ci racconta tutto, ci racconta solo quello che ritiene di valore etico per noi lettori. Non ti vedo molto, molto soddisfatta dalla risposta. sono problemi che forse sono pseudo problemi, perché in realtà, sì, diciamo, non sono cose dette nella commedia, quindi uno sta interpretando. No, però justamente acabo de leer la biblioteca de Babel de Borges,
y que comenta esta inmensa biblioteca, cómo está distribuida, y Borges le pone a los bibliotecarios estos, claro que están vivos, ¿no? Pero le pone un baño y un lugar para dormir, que es un cuartito donde duermen parados. Y bueno, y entonces dije, ¿no estará haciendo mención como que en el infierno no hay momento para que Dante haga sus necesidades, tenga ganas de comer algo? Porque todos los otros sentimientos los tiene, y además tiene necesidades de cariño, de cuidado. Eso fue certo. Nada más, pero hace años que vengo con eso. Certo, ma attenzione, perché questo è un po' il paradosso di questo libro, che essendo scritto in un modo così stupefacente, così perfetto, siamo spinti a leggere come un libro contemporaneo, per cui corriamo il rischio di pensare che tutti questi sentimenti che prova Dante, che ci sarebbero probabilmente anche in un romanzo moderno, obbediscono allo stesso progetto estetico del romanzo moderno. Invece no, invece Dante ci rende partecipi dei suoi sentimenti, delle sue sensazioni, delle sue paure, della sua pietà, della sua indignazione, solo nella misura in cui sono questi sentimenti e sensazioni sono simboli dell'umanità dai quali può imparare il lettore, non perché ritenga che la sua persona individuale e tutti gli accidenti che può soffrire la sua persona individuale abbiano un interesse di per sé per noi. E quindi evidentemente tutto ciò che è fisiologico Dante non lo ritiene di rilevanza per la nostra educazione, ma se lui si commuove davanti a Francesca, se lui sviene, se lui ha paura di essere abbandonato da Virgilio, sono tutti sentimenti dai quali i lettori debbono imparare qualcosa, perciò sono condivisibili. Si capisce? Sì, e quindi non dobbiamo pensare a un realismo moderno in cui Dante ci racconta esattamente tutto quello che accadde, ci racconta tutto quello che Dio gli disse che ci doveva raccontare, perché sarebbe stato d'aiuto nella ricerca della nostra felicità, che è, secondo l'epistola cantante della Scala, l'obiettivo dell'opera. Va bene? Sì. Sì. Prego. Mi leggo un attimo perché ho visto che ci sono tanti chat. Qualcuno dice molto bello questo Chiron. Sì, Chiron è bellissimo, ma anche Nesso è bellissimo, perché tutta queste ultime spiegazioni le fa Nesso, non Chiron, il che è molto più significativo, perché Nesso è stato prima ricordata per la sua per il suo amore furibondo che gli diede morte, e invece nell'inferno si dimostra molto più ragionevole. E questo credo sia interessante, perché se, come era la letteratura medievale, noi dobbiamo prendere un apprendimento da questo, probabilmente attraverso il fatto che non sia lo stesso Chiron quello che già tradizionalmente svolge una funzione sociale importante, qual è quella di, insomma, di precettore, bensì uno che invita, si è lasciato portare dall'ira, dargli un compito positivo nell'inferno, forse quello che Dante ha voluto, che è carissimo, è che il bestiale c'è in tutti noi, ma c'è in tutti noi la capacità di educare il bestiale dentro, diciamo, il dominio della ragione. E quindi io credo che sia, anzi, più bello ancora che non sia Chiron quello che fa, diciamo, tutta questa educazione nell'inferno, ma che sia Nesso, no? Credo che sia interessante per noi docenti, perché sapete, ci sono quei docenti che si innamorano degli studenti che vengono già da casa educati, no? Per cui è molto facile lavorare poi con loro. Ma il vero docente è quello che tira fuori
non voglio dire che i nostri educandi siano in parte bestie, in parte umani, però prendendo questi centauri come metafora di quelli che possono imparare a fare il bene, a prendere di sé il meglio e a far prevalere questa parte sulla parte bestiale, beh, è questo che, come dicevamo ieri con una collega, non si riesce a fare da remoto. No. Che chi di noi sta insegnando attraverso queste reti sta capendo che nel migliore dei casi si può accompagnare coloro che hanno già in sé tanto, per cui è molto facile educarli, ma per quelli in cui prevalgono altre cose l'aula è indispensabile, vero? E Virgilio fortunatamente lavora in un'aula lì con Dante, altrimenti non avrebbe potuto tirare fuori da Dante il meglio di sé. E Chiron sembra di avere, non a caso Dante ha scelto questo precettore di Achille, vero? Quindi è una sorta di maestro dei centauri, e dando a Nesso una responsabilità, fidandosi che lui porterà a termine questo compito che è divino, forse gli sta permettendo di essere meglio di quanto non sia stato nel mondo, no? Allora, qualcuno si è riempita la chat, scusate, eh? È molto bello questo Chiron, sì, anche Nesso. Mirta, non capisco bene, dice: puoi raccontarci qualcosa sul piano di realtà dei personaggi umani, letterari e mitologici? Beh, non so se ho capito bene, ma io direi che siccome Dante fa con noi questo patto di lettura secondo cui il viaggio che ci racconta l'ha effettivamente fatto, dobbiamo credere che lui attribuisce lo stesso grado di realtà al Minotauro, ai centauri, ai tiranni contemporanei a lui, a Enea, insomma tutti quelli che lui vede nell'aldilà sono esseri reali che lui considera storici. Va bene? Infatti dei centauri, come si dirà poi più avanti, dei giganti, sono esseri che appartennero a un'epoca anteriore del mondo e quindi come di solito andavano a caccia nel passato e quindi esistettero veramente nell'ottica di Dante e adesso sono nell'inferno, come sono nell'inferno anche dei cristiani malvagi. Benissimo. Qualcuno dice è letteratura, sì, è letteratura, ma è una letteratura particolare, no? Perché non è una letteratura che si serve da una convenzione di finzione, è una letteratura che noi oggi consideriamo letteratura, ma che Dante riteneva profetica e quindi rispondente a un fatto della realtà. E quindi noi possiamo crederci o meno, siamo liberi di essere moderni o di recuperare una mentalità medievale, ma senz'altro non possiamo scomodare strumenti della finzione, perché sarebbe fuorviante assegnargli un libro nel quale Dante ce l'ha messa tutta per renderlo del tutto verosimile, come insomma fatti effettivamente accaduti. Qualcuno dice mi sembra che l'opera deve leggersi con uno sguardo simbolico, non letterale. Beh, certo, questa è stata una delle prime soluzioni adottate dai commentatori, no? Uno dei figli di Dante, che furono tra i primi commentatori, dice proprio questo, che il libro va letto come simbolo di un viaggio dell'anima. Qualcuno dice che la scrittura della commedia non è realistica. No, io direi di sì invece. Io credo che, non solo io, voglio dire, nella storiografia letteraria italiana c'è un accordo pressoché unanime sul fatto che Dante inaugura il realismo nella letteratura moderna. Chiaramente per noi contemporanei
credere che un viaggio nel mondo dei morti sia effettivamente accaduto è impossibile. Però Dante si rivolgeva a un lettore che poteva benissimo credere a questo, per cui sì, io credo che sia, ripeto, non solo io, confermo che secondo, diciamo, la critica autorizzata, il libro è realista. Qualcuno di nuovo dice: la commedia è un poema allegorico didascalico, ma non solo, perché altri poemi allegorici didascalici non ci danno i dettagli sull'ora che è, su come il paesaggio, sui sentimenti dei personaggi, sugli anacoluti del parlato, per cui certo è un'opera che permette, anzi invita a volte esplicitamente alla lettura allegorica, ma è un'opera che per la prima volta dentro la letteratura mondiale propone una lettura letterale di enorme interesse, che addirittura in alcune epoche è prevalsa questa lettura letterale anche sul piano simbolico, il che con un exemplum latino non possiamo fare, perché i personaggi non sono veri personaggi, ma sono tipi, non hanno una psicologia, insomma, una psiche diversa, non subiscono avventure, insomma, che si potrebbero anche riprendere filmicamente. Tale è la plasticità delle immagini, la precisione dei dettagli del paesaggio. Quindi convivono molti generi nella commedia, per cui è un'opera di difficilissima definizione generica. E qualcuno qua dice: un'opera fantastica nel senso letterario? No, di nuovo direi di no. È un'opera realistica, solo che la realtà e quindi il realismo dipendono da quello che una cultura considera reale. E quindi per la cultura di Dante il viaggio nell'aldilà, che del resto aveva una lunga tradizione, non è un'invenzione di Dante, solo che è pervenuta a noi come testo ancora vivo per la bellezza con cui è costruita. Però, diciamo, non era una cosa che attirava così tanto l'attenzione come oggi. Quando noi oggi vediamo che in un manuale di storia della letteratura italiana il capitolo su Dante si chiama La nascita del realismo, certo, se noi, diciamo, lettori sprovveduti del XXI secolo vediamo questo, pensiamo che l'autore del manuale sia impazzito, dice: come è nato il realismo con un libro in cui tutti quelli che parlano tranne che Dante sono morti. E vabbè, ma dobbiamo pensare che il rapporto tra i vivi e i morti, la contiguità tra questi mondi nel Medioevo era molto diversa da quella che è oggi. Scusate perché piovono. Qualcuno domanda qual è l'idea di Dante quando fa diventare il Minotauro. Cioè, penso la domanda sia perché se nella cultura classica poteva essere un uomo con testa di toro, Dante fa la rovescia. Beh, in realtà Ovidio non è chiarissimo, non lo dice esplicitamente, per cui non dobbiamo pensare per forza che Dante ha voluto cambiare le fonti latine. Probabilmente lui ha sempre capito che anche presso i classici il mostro era fatto in questo modo. Qualcuno dice che non è una storia romantica. No, senz'altro non è una storia romantica. Il romanticismo, insomma, mancano secoli affinché abbia luogo. Non pensi che la grande contraddizione della commedia sia che le punizioni sono tutte fisiche e che gli uomini non hanno anima? No, attenzione, le punizioni non sono tutte fisiche, anzi, la punizione maggiore dell'inferno è, come dice Virgilio nel terzo canto dell'inferno, il fatto di aver perso il ben dell'intelletto. Questo è il contrappasso morale di tutti i dannati.
cui si aggiungono, man mano che si scende a seconda del peccato effettivamente commesso, il contrapasso che Tommaso nomina ad sensum, quindi sensoriale, fisico, ma la peggiore delle punizioni, come abbiamo detto anche quando abbiamo letto il canto quarto, il canto del limbo, è proprio la consapevolezza dell'esilio eterno dalla visione beatifica. Perciò io insisto sempre sul fatto che l'inferno nella sua gravità drammatica lo si capisce solo quando si legge il paradiso, perché solo lì capiamo che cosa si sono persi quelli che stanno soffrendo nell'inferno. Quando abbiamo letto il canto quarto, io vi ho invitato a notare che probabilmente la condizione delle anime di adulti che sono rimasti lì, cioè quelli del nobile castello, forse è la più tragica di tutto l'inferno, perché non avendo pene fisiche, questi poeti, filosofi, medici, intelligentissimi che sono nel limbo, hanno tutto il tempo e l'attenzione a disposizione per pensare al ben dell'intelletto che hanno perso. Quindi non sono solo fisiche le punizioni, anzi, quelle dell'anima sono molto peggio. Allora, vediamo. Grazie, perché mi fate i complimenti, ma è Dante quello che è bravo, mica io. Qualcuno domanda la differenza tra girone e cerchio è che nel primo che solo appare... No, allora, cerchio di solito si usa per i 9 cerchi grandi dell'inferno. Girone si usa sia per le cornici del purgatorio che per i sottocerchi, cioè in quei cerchi come per esempio in quello in cui stiamo adesso, il 7º, che è suddiviso in 3 zone diverse, possiamo dire gironi, come suddivisione interna ai cerchi. Qualcuno dice che nel leggere gli avvisi necrologici si potrebbe dire che questo incontro con i morti è realistico. Beh, ogni cultura, insomma, cerca di dare una risposta al mistero della morte diverso. Bene, credo che non ci siano più domande, per cui se siete d'accordo rileggiamo il canto. Scusate. Era lo loco, va scender la riva, venimmo al pestro, e per quel che veranco, tal che ogni vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'adice percosse, o per tremoto, per sostegno manco, che da cima del monte, onde si mosse al piano, e sì la roccia discoscesa che alcuna via darebbe a chi su fosse, cotal di quel burrato era all'ascesa, e sulla punta della rotta lacca l'infamia di Creti era distesa, che fu concerta nella falsa vacca. E quando vide noi, se stesso morse, siccome quei cui l'ira dentro fiacca. Lo savio mio per lui gridò, forse tu credi che qui sia il duca d'Atene, che su nel mondo la morte ti porse? Partiti bestia, che questi non vene ammaestrato dalla tua sorella, ma vassi per veder le vostre pene. Qual è quel toro che si slacci in quella che ha ricevuto già il corpo mortale, che gir non sa, ma qua è la saltella, di Dio lo minotauro far potale? E quello accorto gridò, corri al varco, mentre che in furia è buon che tutti cale. Così prendemmo via giù per lo scarco di quelle pietre che spesso moviensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Io gia pensando e poi disse, tu pensi forse a questa ruina che è guardata da quell'ira bestial che ora stensi? Or vo che sappi che l'altra fiata che discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata. Ma certo poco pria, se ben discerno, venisse colui che la gran preda levò a dite del cerchio superno, da tutte parti l'alta valle feda tremò sì
chi pensai che l'universo sentisse amor, per lo quale chi creda, più volte il mondo in caos o converso. E in quel punto questa vecchia roccia, qui altrove, tal fece riverso. Ma fitta gli occhi a valle, che s'approccia la riviera del sangue, nella qual bolle qualche per violenza in altrui noccia. O cieca cupidigia, ira folle, che sì ci sproni nella vita corta e nell'eterna poi sì mal ci immolle. Io vidi un'ampia fossa in arco torta come quella che tutto il piano abbraccia, secondo che aveva detto la mia scorta. E tra il piede della ripe d'essi in traccia corrien centauri armati di saette, come solien nel mondo andare a caccia. Veggendoci calar ciascun ristette, e della schiera tre si dipartiro con archi a sticciuole prime lette. E l'un gridò da lungi: a qual martiro venite voi che scendete la costa? Dite il costinci, se non l'arco tiro. Lo mio maestro disse: la risposta faremmo noi a chi ronco sta di presso, mal fu la voglia tua sempre sì tosta. Poi mi tentò e disse: quelli è Nesso, che morì per la bella dei Anira, e fedisse la vendetta egli stesso. E quel di mezzo, che al petto si mira, è il gran Chiron, il qual nodrì Achille, e quell'altro è Folo, che fu sì pien d'ira. D'intorno al fosso vanno a mille, saetando qual anima si svelle del sangue più che sua colpa sortirne. Noi ci appressammo a quelle fieri snelle, Chiron prese uno strale con la cocca fece la barba indietro alle mascelle. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, disse ai compagni: siete voi accorti che quel di retro muove ciò che il tocca? Così non sogliono farli piedi morti. E il mio buon duca, che già gli era il petto, dove le due nature son consorti, rispose: bene vivo, e si soletto mostrarvi mi conviene la valle buia, necessità il c'induce e non diletto. Tal si partì da cantare alleluia che mi commise questo ufficio nuovo, non è ladron né io anima fuori. Ma per quella virtù per cui io muovo li passi miei per sì selvaggia strada, danne un dei tuoi a cui noi siamo a provo, e che ne mostri là dove si guada, e che porti costui in sulla groppa che non è stirto che per l'aere vada. Chiron si volse sulla destra poppa e disse a Nesso: torna e si li guida e fa scansar s'altra schiera vintoppa. Or ci movemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio, dove i bolliti facieno alte strida. Io vidi gente sotto infino al ciglio, e il gran centauro disse: i son tiranni che dierne il sangue nell'aver di piglio. Qui vi si piangono gli spietati danni, qui vi è Alessandro e Dionisio Fero che fe Cicilia aver dolorosi anni. E quella fronte che al pel così nero e Azzolino e quell'altro che è biondo e Opizzo da Esti, il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo. Allor mi volse al poeta e quei disse: questi ti sia or primo, io secondo. Poco più oltre il centauro s'affisse sopra una gente che infino alla gola parea che di quel bulicami uscisse. Mostròci un'ombra dall'un canto sola, dicendo: colui fessi in grembo a Dio, lo cor che insulta mini ancor si cola. Poi vidi gente che di fuor del rio tenean la testa e ancor tutto il casso, e di costoro assai riconobbio. Così a più si facea basso quel sangue, sì che cocea por li piedi, e quindi fu del fosso il nostro passo. Siccome tu da questa parte vedi lo bulicame che sempre si scema, disse il centauro, voglio che tu credi che da quest'altra a più giù prema lo fondo suo, infin che il si raggiunge ove la tirannia convien che gema. La divina giustizia di qua punge quell'Attila che fu flagello in terra, e Pirro e Sesto, e in eterno munge le lagrime che col color di serra, a Rinier da Corneto, a Rinier pazzo,
che fecero alle strade tanta guerra. Poi si rivolse e ripassò il guanzo. Grazie, ci vediamo la settimana prossima.